trasportava doti su un carretto. I am Hamad, tra edifici sventrati, lungo strade disseminate di macerie, lì dove il terrore e l'angoscia oscurano il futuro e larve umane sciamano tra calcinacci astratti e lamiere contorte. Abili dita componevano melodie di vite perdute, suoni di bombe e granate, momenti di gioia, un messaggio, forse una speranza. Ma era haram ai bimbi di Yarmouk comporre su pentagramma miraggi di mari. Era proibito inventare balugini di reti feconde, ascoltare canzoni foriere di pace per demolire barriere, bombardare durezze di cuore con costellazioni di stelle. Quale pensiero folle a Yarmouk! Si interruppe improvviso la musica dolce tra tasti di cenere d'ebano e d'avorio. Si interruppe Beethoven prima dell'ultima battuta di sogno, quando beffarda la morte recise anche il bagliore che un'allegra canzone aveva inciso sullo sguardo innocente, sulle sue ali serene, spiegate verso un miraggio di stella. Mayhem ancora crede e da lontano suona per la sua gente. La musica non ferma la guerra, ma smuove le coscienze.